Anticipazioni Terra Amara, puntate turche. Mujeigan perde la vita in aereo. Terra Amara va avanti e, nel corso delle puntate turche, Kukurova dovrà fare i conti con una tragedia inaspettata. Mujeigan, infatti, deciderà di voltare pagina andando all'estero dopo le difficoltà vissute in campo sentimentale. La cosa però finirà in tragedia e la dottoressa finirà col perdere la vita, lasciando la cittadina turca sconvolta. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Terra Amara, puntate turche. Mujeigan decide di lasciare Kukurova. Nel corso delle prossime puntate di Terra Amara in onda in Italia, la mancanza di amore di Yılmaz verso Mujeigan diventa sempre più evidente. Allo stesso tempo la dottoressa non riesce a gestire la sua gelosia e comincia a comportarsi in maniera aggressiva e scorretta nei confronti di Zulia. Nelle puntate turche, Mujeigan arriva anche al punto di tentare l'omicidio della Altun, sotto la pressione della zia Beakais che le dà dei suggerimenti in questo senso. Prossimamente, però, Yılmaz è destinato a perdere la vita e lo stesso vale anche per Beakais. Rimasta sola a Kukurova, e con accanto soltanto Fekeli che non l'ha mai abbandonata, Mujeigan decide di dare una svolta alla sua vita e dimenticare l'orribile periodo vissuto. Quindi, decide di accettare un incarico ad Istanbul come primario e di lasciare per sempre Kukurova. Mujeigan informa per primo Fekeli, al quale chiede di tenere Kerem Ali per qualche giorno, dato che lei partirà per andare a sistemare le pratiche prima di trasferirsi definitivamente. Ali Ramet accetta, ed è entusiasta all'idea che Mujeigan voglia lasciarsi il passato alle spalle e ricostruire la sua vita in un posto lontano, concentrandosi sul suo importante lavoro. Anticipazioni Terra Amara, puntate turche. Mujeigan perde la vita in un incidente aereo. Mujeigan si prepara alla partenza ma, prima di salire sull'aereo che la porterà ad Istanbul, ha un ultimo forte scontro con Zulia. Infatti, dice alla rivale in amore che non dimenticherà mai il modo in cui l'ha fatta soffrire anche quando sarà lontana. La Altun resta sconcertata ma è felice di vedere la dottoressa andare via. Mujeigan parte ma non dà più sue notizie a Fekeli, che aspettava anche di riferirle le condizioni di Kerem Ali. Inaspettatamente, Kukurova viene raggiunta da una notizia in merito ad un volo caduto in mare. Si tratta proprio dall'aereo su cui viaggiava Mujeigan, che è finito in acqua a causa di un incidente. I soccorsi riferiscono che tutto l'equipaggio e tutti i passeggeri hanno perso la vita e non c'è speranza di trovare sopravvissuti. Quindi anche Mujeigan non è mai uscita viva dall'aereo. Ali Ramet è sconvolto e lo stesso vale per Kukurova. Fekeli è consapevole che il povero Kerem Ali ha perso entrambi i genitori e che lui, in quanto unico parente rimasto in vita, dovrà occuparsene e crescerlo. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate un finale del genere per la dottoressa Mujeigan e che cosa avreste voluto per lei? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.